Enea partecipa a questa iniziativa molto molto volentieri, aderisce al protocollo che condivide in tutte le sue finalità, sicuramente rispecchia appieno ed in linea con quelle che sono il ruolo e le competenze dell'Enea, soprattutto per quanto riguarda la tematica della transizione, per supportare la transizione verso l'economia circolare e un'economia low carbon. In generale su tutte le tematiche, ma soprattutto Enea potrà contribuire fortemente su queste due tematiche, in quanto può portare tutta la propria esperienza e competenza acquisita in tanti anni di lavoro sul territorio in collaborazione sia con le istituzioni pubbliche ma anche con gli attori del settore privato e della società civile. Noi ovviamente svilupperemo il programma come tutti gli altri sottoscrittori, un dettagliato programma di contributo entro i prossimi 3 mesi, ma abbiamo già in essere un accordo con la Regione Lombardia firmato, sottoscritto nel 2018, in cui ci sono delle precise azioni che Enea si impegnerà a svolgere approfondimento nell'ottica sia dell'uso efficiente delle risorse energetiche e non energetiche, quindi efficienza energetica e anche economia circolare, soprattutto, ma anche qualità dell'aria e rigenerazione urbana.